Ciao, allora, che cos'è Value Capital Fund? La società che sta sconvolgendo il settore, una società che sta sconvolgendo il settore del ramo finanza e investimenti e sta sconvolgendo anche la modalità di investire delle persone. Andiamola a vedere insieme. Sì, Value Capital Fund sta sconvolgendo realmente il settore, un modello aziendale totalmente innovativo. Che cos'è? È una società di produzione di software e tecnologie innovative per sviluppare il processo e l'approccio agli investimenti per semplificare il modello di approccio agli investimenti. Una società ad altissimo potenziale di sviluppo e investendo e comprando delle quote di Value Capital Fund puoi ottenere dividendi annuali proprio come un'azienda quotata in borsa. Puoi ottenere un'alta rivalutazione della quota nel tempo e vedremo adesso su quali parametri e quali livelli. Puoi ottenere sgravi fiscali del 30% che nessun altro investimento ti offre. La possibilità di un exit milionario perché possono esserci delle variabili per le quali l'azienda può essere appetibile, può essere acquistata in base a quelli che sono i parametri di sviluppo e arrivare fino a un 1500-2000% nel corso del tempo. Ha poi una strategia di crescita patrimoniale interna che garantisce la solidità nel tempo che nessun'altra azienda dà, azienda da investimento, quindi lavora sulla parte patrimoniale e ha introiti da più fonti di reddito, adesso vedremo il modello di capitalizzazione e ha un exit strategy a 5 anni, significa che anche se le cose non dovessero andare come quelle che sono le proiezioni futuristiche, l'azienda ha un exit strategy per l'investitore a 5 anni, un vero paracadute che è gestito sul patrimonio dell'azienda e non sul business. Vedremo veramente questo modello. La mission di Value Capital Fund è cambiare il concetto e l'approccio agli investimenti nella cultura delle persone, quindi semplificare e portare via, uscire da quelli che sono i parametri, le lobby bancarie assicurative. Quindi semplificherà il modello ponendolo alla disponibilità di tutti, un modello di investimento. Cambierà che non ci sono solamente investimenti fatti in autonomia che tu potrai sfruttare attraverso i sistemi di Value Capital Fund, ma puoi fare parte di tutto questo, essere socio e promulgatore della crescita, quindi essere parte integrante di Value Capital Fund, quindi non solo utilizzare i suoi sistemi, ma essere parte integrante con agevolazioni fiscali. Allora, valorizzazione. È un'azienda produttiva con struttura patrimoniale che per l'alta innovazione apportata può avere già le caratteristiche di unicorno. Uno, unicorno significa un'azienda che può veramente fare risultati esponenziali di crescita dell'azienda e dei business dell'azienda e del valore dell'azienda come Satispay, come PayPal, come è stata Amazon in passato, eccetera, eccetera. Quindi fare grandi crescite, quindi caratteristiche di unicorno. Allora, andiamo a vedere il modello di business molto importante che ti servirà per capire come improntare un investimento all'interno di Value Capital Fund, ma come anche si impronta una società e un modello di business che può essere sostenibile nel tempo. Uno, l'azienda ha un'applicazione di massa di sistemi per semplificare gli investimenti per le persone, quindi dalla ricerca titoli ai settori più performanti, ai modelli di gestione autonoma degli investimenti, alla parte formativa gratuita, al marketplace, con non investimenti con dei modelli one time week che sono modelli semplificati per le persone, che portano una semplificazione nell'accesso agli investimenti delle persone. A un modello di business con la vendita in licenza di questi sistemi innovativi alle imprese che desiderano capitalizzarsi, potranno acquistare i modelli automatizzati di Value Capital Fund con il sistema business to business. Ok? Ha poi vendita di programmi formativi di secondo livello che aiutano gli investitori anche nel processo non solo di utilizzo, ma anche di comprensione. Ok, questo è un altro modello di business all'interno, un'altra linea. E poi la vendita dei modelli consulenziali sulla patrimonializzazione di privati e soprattutto delle imprese all'interno, sempre all'interno Value Capital Fund, quindi guardate le varie linee di business all'interno. E poi investimenti interni, questo è l'assoluto vantaggio di Value Capital Fund, o meglio il patrimonio interno ha
Una gestione attiva del patrimonio. Il patrimonio viene automaticamente investito non tutto nel business, che potrebbe poi avere delle variabili in determinate linee migliori o peggiori, ma il patrimonio interno viene investito e movimentato con gli stessi sistemi dati alle persone e con il modello Equity Safe. E questa genera la sicurezza per l'investitore indipendente dalle attività. Questo è molto molto importante. E soprattutto all'interno un'ulteriore linea di business sono le partecipazioni, un'azienda che acquisirà e già ha acquisito partecipazioni di altre aziende, di altri business operativi, di altri business di sviluppo. Molto importante. E poi c'è la scalabilità del modello, perché un modello di questo genere qua è un modello che con la stessa struttura può arrivare a 1.000 persone, ma può arrivare a 10.000, a 100.000, a 1 milione di persone, e quindi è un modello scalabile proprio per come è stato impostato. Che cos'è la Equity Safe, quindi il modello di sostenibilità? È un modello dove gran parte del patrimonio interno viene investito in asset di medio-lungo termine che danno la sostenibilità, attenzione, ascoltami, indipendente dalle linee di business. Quindi le linee di business sono una parte in più, ma la gran parte con gli investimenti di medio-lungo termine patrimoniali in partecipazioni interne danno la solidità indipendente da tutto il resto. Poi ci sono sempre investimenti di termine più breve e soprattutto la linea di business dove ci sono della capitalizzazione interna dell'azienda minoritaria, quindi incide poco su quelle che sono i rischi, perché il denaro investito all'interno delle linee è un denaro minoritario, sono pochi, sono molto meno rispetto al resto della parte patrimoniale, ma incidono in maniera pesante perché sono degli effetti leva importantissimi sulle rivendite di determinati prodotti, ma anche sugli investimenti di brevissimo termine. Ci sono delle leve finanziarie, quindi bassissimo rischio sulla parte della capitalizzazione, ma altissimi risultati. Faccio l'esempio: un'azienda che ha all'interno 3 milioni di patrimonio, 4 milioni di patrimonio, come è in questo momento Value Capital Fund, soltanto poco, 200.000 sono inseriti all'interno di questi modelli, ma danno gli stessi risultati in termini esponenziali di questi altri. E le altre parti della patrimonializzazione danno la sostenibilità del tempo, meglio, sono sganciati dalle linee di business. Molto importante. Cosa assicura questo? Il 75% degli asset sono a lungo termine e quindi garantiscono la solidità dell'azienda. E qui c'è l'exit strategy a 5 anni per l'investitore, molto importante. Il resto sono strutture operative che incidono poco sul rischio e molto sui rendimenti, grazie al sistema esponenziale della Equity Safe. Un sistema che garantisce la solidità e lo rende indipendente dai processi operativi. Quindi il patrimonio è sostanzialmente sconnesso da quelli che sono i processi operativi delle linee di business, molto importante, e i nuovi capitali sono necessari per l'acquisizione di nuove partecipazioni, quindi per lo sviluppo del business, ma in particolare per l'acquisizione di nuove partecipazioni e quindi ancora più solidità per l'azienda. I risultati attuali hanno visto una crescita patrimoniale costante e mensile da patrimonio attivo in solo 5 mesi di operatività, e i soci hanno già ricevuto il report semestrale, perché sono se report semestrali di aggiornamento. Rivalutazione della quota e del valore attuale già quasi doppia rispetto a chi era entrato nella prima campagna, ok? Lavori avanzati per l'uscita delle app, e quindi tutta questa parte che verrà messa a disposizione è già in roadmap per il termine del 2024. Consulenze già operative, pronto il marketplace, quindi l'azienda sta veramente sviluppando in maniera accelerata tutti questi processi. Richieste preventive dei software già pervenute, quindi sono già delle richieste da parte di aziende che vogliono utilizzare i sistemi di Value Capital Fund per patrimonializzarsi e quindi acquisire le licenze di Value Capital Fund. Business plan aggiornato con le proiezioni di crescita fino a 8 anni, sono proiezioni, questo al momento l'azienda vale poco più di 4 milioni, le proiezioni sono a 60-65 milioni, ok? E l'implementazione all'interno di tutti i servizi,
consulenziali che abbiamo tenuto all'esterno fino a questo momento sono stati implementati all'interno del Value Capital Fund e soprattutto per tutti gli investitori ci sono sgravi fiscali del 30%, quindi già solamente investendo hai un ritorno del 30% indipendente poi dalla struttura patrimoniale e dalla struttura del business. Quindi sono incentivi statali che vengono dati, incentivi del 30% che vengono dati allo Stato sia per i privati sia per le imprese. Anche tu puoi diventare socio e acquisire quote di Value Capital Fund con tre fonti di guadagno, sgravi fiscali, rivalutazione della quota e dividendi annuali. Ok, quindi varie linee con il modello di business che hai visto. I vantaggi, sei socio, quindi non solo sfrutti i modelli di Value Capital Fund per te stesso e per migliorare la tua condizione di investimento, ma puoi essere socio, sei socio all'interno per prenderti tutto quello che è la crescita di Value Capital Fund, sgravi fiscali del 30% e puntare a grandi plusvalenze. Alle fluttuazioni dei prossimi 4-5 anni del valore dell'azienda, della quota dell'azienda. Rivendita libera, puoi anche rivenderla a zero costi col modello 100 ter che è in convenzione, ad esempio con Directasim, che è una banca broker che dà a disposizione la possibilità di avere in custodia le quote di Value Capital Fund. Semplificazione, addirittura agevolazioni fiscali per le imprese che possono pagare la rivendita della quota e i dividendi all'1,2% con la legge PECS, quindi molto molto importante, oltre lo sgravio e la deduzione fiscale del 30%, struttura interamente italiana regolarizzata su piattaforme autorizzate Consob, quindi Value Capital Fund va solamente in questo momento su Opistart, piattaforme autorizzate Consob, e i vantaggi e le agevolazioni fiscali di una startup, ma con un modello radicato di patrimonio sconnesso dal business che dà la solidità nel tempo. Ogni semestre vengono date delle semestrali complete dove vengono dati gli aggiornamenti di tutti i processi e tutte le evoluzioni che ha avuto l'azienda e hai la possibilità di accedere a Value Capital Fund e di avere un grande investimento soprattutto senza agire in prima persona, ok? Senza dover agire in prima persona con degli investimenti privati. C'è anche uno studio professionale di commercialisti che ti dà la possibilità poi di gestire la tua parte fiscale per gli anni successivi con gli sgravi fiscali sia per il privato che per l'impresa. Ci sono obiettivi pianificati a 3, 5, 10 anni già dal business plan che trovate all'interno della piattaforma. Adesso vi faccio vedere dove. Gli obiettivi di Value Capital Fund sono un progetto che deve essere, che arriverà a livello europeo, la trasformazione prima in società per azioni e poi l'idea è quella di portarlo in un fondo di diritto lussemburghese, ma in particolare la quotazione in borsa, molto importante, e diventare una delle più grandi società capitalizzate, attenzione, non solo società di business, ma società capitalizzate con un modello di sostenibilità unico. Allora, a differenza con un portafoglio, con un investimento classico, in un investimento classico non hai il 30% di sgravio fiscale, hai in VCF, quindi Value Capital Fund, non hai commissioni di transazione, di compravendita, cosa che hai ogni volta con un portafoglio, con titoli normali, hai dividendi molti più alti di normali titoli in portafoglio, hai una maggiore rivalutazione del prezzo nel corso degli anni, hai una certezza e una garanzia grazie al modello Equity Safe dei risultati con un'exit strategy programmata a 5 anni. Non hai oneri gestionali personali, quindi non devi seguire tu tutto questo, e come vedi sono vari vantaggi, non vivi l'emotività di un investimento. Allora, acquistando in questa finestra che si chiude il 15 di settembre 2024, hai quindi lo sgravio fiscale su tutti i redditi del 2024, sia per il privato che per l'impresa 30%. Per le aziende hai anche la rivalutazione, sulla rivalutazione della quota e sui dividendi paghi solamente l'1,2% di tasse, molto importante. La quota che acquisisci ora è ridotta perché vale solo sul patrimonio e non prende in considerazione le proiezioni del business future, quindi molto importante. C'è la proiezione di una forte plusvalenza alla rivendita e possibili scoppi con proiezioni sul business plan che trovate sul business plan sulla piattaforma Opistart, con proiezioni della crescita fino al 1500% della quota, quindi molto molto interessante.
Trovate tutto su OppiStart con la piattaforma autorizzata Consob. OppiStart trovate Value Capital Fund, la quota minima è 500 euro, quindi si può entrare con quote minime di 500 euro. Puoi contattare fino a domenica 15 settembre 2024, mancano pochi giorni, è aperta la sottoscrizione, ok? Questi sono i contatti, puoi scrivere info@valuecapitalfund.com oppure contattare il responsabile delle preadesioni che è Matteo Zezza, questo numero telefonico. Comunque trovate tutto nella descrizione e trovate tutti i contatti all'interno della descrizione. Quindi muoviamoci perché il futuro è Value Capital Fund. Ciao a tutti.